Allora ragazzi, bentornati su Cyberpunk 2077. La puntata scorsa è stata un po' scarsa, secondo me. Non fa rima, è un'assonanza. Scorsa, assonanza, ci siamo, ho fatto 3 assonanze. Ok, in pratica ragazzi, scorsa puntata non è stata all'altezza delle altre puntate, perché sì, abbiamo sgominato una fabbrica di roba, di sostanze brutte, abbiamo ammazzato 2-3 bande di balordi, abbiamo rubato una specie di Lamborghini Countach retrofuturistica bellissima, abbiamo pure fregato una moto, abbiamo fatto altre scorribande, però non c'è stata nessuna svolta particolare a livello narrativo, non c'è stato neanche Johnny Silverhand, non si è palesato, starà dormendo nella nostra shard all'interno del cervello, e quindi in questa puntata cercheremo di fare altre cose, soprattutto, se ricordate, avevo in sospeso il fatto che devo andare nella chiesa dei Voodoo Boys, quindi dobbiamo attraversare tutta la città, ed è su parecchi chilometri perché la città è enorme, dobbiamo attraversarla tutta, devo cercare di andare alla chiesa dei Voodoo Boys a capire che cosa, qual è esattamente il lavoro che Evelyn sta facendo per i Voodoo Boys e cercare di risolvere un po' questa questione. Allora, noi eravamo rimasti qua, siamo davanti a una delle macchine che abbiamo rubato, eccola, e qui però l'abbiamo rubata dai criminali, quindi ok. Qui abbiamo un Mac della polizia. Guarda, no, questi non sono poliziotti? Sono guardie? Ti posso parlare a questo? Scusa? Ehi, amico? Ti posso parlare? Via no, 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 no. Qui, subito. Non ti incazzare. Dalla mia vista. Non ti incazzare. Volevo solo fare una domanda. Non posso manco chiedere dove è il bagno qua, dove? Ma li mortacci cose. Mi stavano per attaccare con un Mac di 200 kg. Vabbè, andiamocene, va. Allora, risaliamo sulla nostra macchinetta qui. Cambiamo radio perché sta stazione così hip hop non mi piace. Andiamo su The Dirge, vediamo un po'. No, questa pure è hip hop, non va bene. Radio Peb Cake, questo è tipo Tripaloschi, tipo tecno russa, tecno dell'est, di roba Tripaloschi. Body hit radio, che c'ha? Questo è un po' chill out, un po' vocoder anni 80, vabbè, facciamo questa. Andiamo a vedere sulla mappa, dobbiamo raggiungere... la chiesa, che sta tipo qua, no? Dov'è la chiesa? Sarà qua? Sarà qua la chiesa? Dov'è la chiesa? Dov'è la... Vabbè, andiamo a vedere sul diario, che è meglio, se non la trovo mai questa maledetta chiesa. Dobbiamo andare su... Eccola qua. Devo andare alla chiesa dei Voodoo Boys. E che sta molto lontano, andiamo a vedere dov'è. Noi siamo qui e la chiesa... Perché non me l'ha contato? Ecco, sta qua. Dovevo andare qua. Perché non mi fa il percorso? C'è qualcosa di strano. Ah, ecco, ma mo fa il percorso. Su. Oh, ok, finalmente mi ha fatto il percorso. Mannaggia, sto Google Maps non funziona mai, eh. Allora, andiamo a vedere qui intorno. Non c'ho missioni da fare. E noi ce ne andiamo. Forse sarebbe il caso di cambiare macchina, eh. Però aspettate che alzo il volume così sentite meglio. Aspetta, vado a prendere il telecomando. Boom! Ah, quelle erano le guardie dell'Arasaka, erano! Oh,
Sta facendo sera, sta accendendo la sera. Cambiamo stazione, ah. Mettiamo un Night F... no. Cos'è questa Sad Mizzat Radio? Arrido FM sarà tipo... heavy metal. Sad Mizzat Radio? Come... Le stazioni radio sono aumentate, mi sa. Prima erano di meno. Io posso salmizzato radio. La luna. Bill, benvenuto a Pacifica. Mi hai chiamato subito. Sono arrivato ora. Sono gli affari. Mi terrò in contatto. Ok, sono arrivato in una nuova area, Pacifica. Non ci siamo mai stati qui, in quest'area della, di Night City, eh? Ma la radio, niente? Se la Mizzat Radio non funziona. Vediamo un po'. Royal Blue Radio. Pacific Dreams. Però un po' Night FM, dai. Guarda che roba! Si è incazzato il tizio. Sembra una versione post-apocalittica di Los Santos GTA 5. Sembra tipo una specie di California
è andata male. La versione post-apocalittica di Los Santos di GTA 5 si chiama Los Osos, sì. No, fantastico, ragazzi. Guarda questa torretta rotta. C'è pericolo che mi spara, c'ho paura che mi spara. Parlano mezzo francese, creolo, mi sa. Quello che parlano a New Orleans, no? Infatti siamo in zona dei Wood Boys. Ecco, quella è la chiesa, devo entrare là dentro. Però prima voglio fare un giretto qua, vediamo un po'. La rinascita di Haiti, ah! È tipo una moderna Haiti, quindi? Allora, quando gli abitanti di Pacifica parlano di Agüe, non si riferiscono all'antica divinità voodoo. Parlano dei marinai e capitano della nave Imamu che trasporta le anime verso i mari, verso Guinea. No, si riferiscono a Filippo Reste che salpò da Haiti attraversando le onde alte, i venti sferzanti e le piogge torrenziali di una tempesta tropicale, e salvando e portando al sicuro 150 vite a bordo di zattere pneumatiche. Questo vende libri, libri un po' voodoo, roba un po' voodoo. Qua c'è pure queste specie di lampade coi teschi, guardate che roba. Che strano, eh. Qua stanno macchinette varie. Ovviamente nei distributori automatici vendono anche pistole ammazza tutti ad appena 90 eddy, che sono tipo meno 200 euro. Questo si è fatto, tirato fuori il tablet dal culo e sta a legge. Qua dentro che c'è? Questa non è la chiesa, la chiesa è là. Qua sopra, qua dentro che c'è invece? Ah, si va su? Pare di metro. No, io ribasso un po' il volume, sennò diventate scemi. Aspettate. Qua c'è tipo una baraccopoli. Ah, come risalgo, mo? Okay. Allora, un attimo di qua. Là, ci sono i teletrasporti nel caso che uno non si voglia fare la strada a piedi o in macchina. Però dico io, è un peccato, perché il bello di Night City è proprio vedere le strade, vedere la gente, vedere i paesaggi. Per vecchio sta a dormire. Che fa un TV? Ah, pubblicità del profumo. Qua che c'è? All Foods mangia ciò che conosce. La All Foods sappiamo che, insomma, produce cibo un po' così, tipo la carne, quella che sembra carne in realtà è fatta coi vermi. Allora, fame, sete, dimenticate queste parole. Noi della All Foods abbiamo aiutato milioni di persone in tutto il mondo a dimenticare i fastidi di uno stomaco vuoto. Il problema è che vi si fermerà il cuore quando scoprirete la nostra infinita selezione, sì, di schifezze che spacciano per roba buona. Ok. Pubblicità delle armi per tutta la famiglia. Second Amendment non è solo per i ricchi, è soprattutto per i poveri che si vogliono ammazzare fra di loro. Le famose guerre tra poveri, no? Guardate che figata, guardate. Sembra la spiaggia di il Perro Beach, come si chiamava? Che poi era ripresa da tipo Coney Island a New York, oppure quell'altro parco di divertimenti famoso che sta in California, ma non mi ricordo come si chiama. Qua c'è un telefono. Qua c'è il mercatino. Guardate il mercatino. Sta scendendo la notte, ragazzi. Qua Pacifica di notte sarà uno spettacolo da vedere. Però noi dobbiamo andare verso la chiesa. Immagino che entriamo adesso che è il tramonto e usciamo che è notte fonda. Quindi purtroppo mi sa che ci dobbiamo perdere il tramonto, eh. Per questo io volevo un po' indugiare qui. Volevo un po' indugiare per godermi un po' il tramonto. La nostra macchina sta lì in fondo, no? Dove sta? Dove lasciare la macchina? Lasciala qua, eccola. Sperando che non ce la rubano, perché
le macchine qua spariscono, se le rubano, se fanno un po' di tutto. Qua che c'è? C'è un negozio dei pegni, Eldorado Pawn Shop. Qua c'è un parcheggio. Qua c'è la chiesa. Siamo al tramonto, eh. Aspetto che cala la notte. Aspetto che cala la notte prima di entrare. Voglio un attimo guardarmi in giro. Uno, aiuta la tua gente. Due, non tradire la tua gente. Le regole sono semplici. Sì, ma questa è donna, c'ha voce da uomo. È un po' così, gender fluid, diciamo. Andiamo. Questo è tipo un albergo, sembra. Gigantesco. Sapete a che somiglia? Somiglia all'albergo quello di Disneyland. Che si chiamava? Che era una, come si dice, era un'attrazione ispirata a The Twilight Zone, ovvero ai confini della realtà. E non mi ricordo, si chiamava tipo Hotel qualcosa. Ed era praticamente un hotel distrutto, infestato dai fantasmi, che tu c'entravi dentro e c'era che tu salivi piano piano e di piano in piano vedevi tutti i fantasmi reali, li vedevi perché era un trucco fatto col vecchio trucco del Pepper Ghost, ve lo ricordate? Lo sapete qual è il Pepper Ghost? È quel trucco fatto col vetro, che vedi la roba in trasparenza, in realtà è un riflesso, no? E in pratica c'erano tutti questi fantasmi, che ovviamente erano filmati, registrati, ma tu li vedevi proprio dal vero, li vedevi proprio nel corridoio, sospesi a mezz'aria e facevano pressione. Poi una volta salito su, ti dicevano che l'ascensore si era rotto e si era tipo infestato dei fantasmi, e ti facevano crollare giù a velocità stratosferica per farti prendere un colpo, ovviamente. Qua c'è tipo uno stadio, questo sembra uno stadio. Ma è uno stadio? Vediamo un po' cos'è. Qua ci sono dei campi da basket, ma sono stati occupati da tende. Come vedete, in questo futuro, in questa Night City futuribile, in realtà è pieno di gente che vive per strada, ma anche gente che sembra... Non diciamo vagabondi o gente disperata, pure gente che sembra normale ma vive per strada. Non so se avete visto lì nel palazzo TV, ci sono delle persone che si sono ritagliate un angoletto dove hanno messo tutti i loro mobili e vivono lì. Questo vuol dire che nel futuro, in questo futuro distopico, c'è tanta gente che viene sfrattata, tanti sfollati, tanta gente che viene licenziata da un momento all'altro. E quando ci aveva, anche se ci aveva una vita normale e una vita agiata, normale, un lavoro sicuro, a un certo punto vengono licenziati o cacciati da casa e si trovano a vivere in mezzo alle strade o in luoghi di fortuna. Questo è un futuro veramente catastrofico, mostra una deriva sociale molto preoccupante, e purtroppo i tempi in cui viviamo noi adesso ci stanno dirigendo verso questa strada qui. Allora, nella letteratura cyberpunk in realtà non esiste questa narrazione qui della gente normale che diventa che diventano novelli vagabondi, ok? Non esiste questa narrazione. Non esiste neanche nel gioco di ruolo originale Cyberpunk 2077, che è un gioco di ruolo che è nato, mi pare, nel 1988, se non erro, in America. Poi da noi è arrivato tipo nel 91-92. E sia nella letteratura cyberpunk classica, quella di William Gibson, che nel gioco di ruolo, non c'è questa narrazione di tutta sta gente sul lastrico. Sta narrazione, secondo me, l'hanno aggiunta apposta per il gioco. Io ricordo che il gioco è stato realizzato in collaborazione con il creatore del gioco di ruolo, che è uno scrittore di colore molto bravo, molto intelligente. Il nome non me lo ricordo, però è veramente un genio, che ovviamente ha rimaneggiato, certo, tutta la letteratura cyberpunk, ovviamente. Però, insomma, il gioco l'hanno fatto in collaborazione col creatore originale del gioco di ruolo, e secondo me lui ci ha voluto aggiungere questa nuova narrazione, questa nuova lettura,
Vedete, guarda quello sul divano in mezzo alla strada che suona la chitarra, guarda, guarda. Cioè, ha voluto aggiungere questa cosa in più. Secondo me l'ha fatto perché è una proiezione dei tempi attuali. È uno specchio della società attuale proiettata in questo futuro distopico, fondamentalmente. Ok, adesso abbiamo visto tutto, se ne andiamo in chiesa dopo tre... Oh, niente, non può calare la sera ancora, però vabbè. Un po' di tramonto ce lo siamo visto. Dai, entriamo. Entriamo nella chiesa. Molto voodoo, eh? Serenity Bible Church di Pacifica. Chiuso per preparativi funebri. E chi è morto? Ah, forse vogliono celebrare il funerale presunto di Evelyn, che poi noi sappiamo non essere morta in realtà. Come faccio? Qua non mi ci fa entrare. Devo fare un giro strano, mi sa. Ah, devo aspettare. Ah, devo aspettare l'indomani mattina, quindi non posso entrare. Mannaggia, se indugiavo meno a vedere il tramonto, forse mi facevo entrare. Allora, io vorrei guidare questo bellissimo camioncino, ma penso che questo sia il... questo sia il proprietario, forse me mena. No, non lo posso rubare perché c'è il proprietario vicino. Ok. Andiamo a farci un giro per Pacifica, va. Andiamo a farci, me lo faccio a piedi o in macchina, che dite? Oh! Sei pazzo! Scusa, signora, stavo un po' andando per i... Vedete, qua c'è un altro vagabondo che dorme sulle panchine. Deve essere scomodo, queste sono in pietra. Andiamo a vedere là sotto che c'è, c'era un mercato là. Ma voglio vedere là sotto che c'era, poi dopo eventualmente ci facciamo un giro anche in macchina, se non me la rubano prima, ovviamente. Ok, andiamo qua sotto. Vediamo anche se qui c'è un qualche... Se qui c'è un qualche... una qualche missione da fare. C'è un poster qua vicino, andiamo a vederlo. C'è un poster qua vicino, guarda caso, un tarocco. E poi qua giù c'è un crimine. Ma dov'è il tarocco? Sta là in alto. Ok, risaliamo. Dov'è? Oh, questo non è questo. Ah, eccolo. L'eremita. Che poi so anche un po' io. L'eremita digitale. Andiamo a vedere. L'eremita è una carta di isolazione autoimposta. Rappresenta una fuga dall'attività frenetica della città. Un allontanamento dalla costante novità in favore della tradizione. Cioè, sono io praticamente. Per l'eremita la solitudine è la strada verso il sublime, una strada che non si percorre a grandi passi, ma lentamente e con concentrazione. Qua vediamo nell'illustrazione un cyber eremita che decide di vivere ai margini di una società moderna, distopica, che non gli appartiene più. Andiamo. Ma qua mi pare che si sta a fa giorno invece che notte, però. Ah, possiamo aspettare. Se mi metto qui e premo, aspetto il giorno. Però no, voglio farmi un giro notturno a Pacifica. Ho visto che era apparso un avviso, cos'era? Non lo so. Ok. Questa è tipo una baraccopoli. Qua c'è una che sta un po' stordita, mi sa. Che c'è? Sta un po' in preda a qualche sostanza. Guardate, questo c'ha, vive in mezzo alla baracca col divano sfornato e poi c'hai un plasma 70 pollici esagerato. E queste sono le contraddizioni del mondo moderno. Qua c'è sta tavola calda.
non riesco a scavalcare qua, eh. Anche a voi. Qua invece mi scavalca, guarda. Che luogo è questo? Ah, questo c'ha il visore brain dance addosso. Chissà in che mondo sta vagando in questo momento. Cos'è quella cosa laggiù? Ma intanto guardo intorno per evitare che mi arrotano. Ah, guarda che bella macchina, così così ma la rubo. Crimine segnalato? Aspetta, che qua è il crimine. Vedi? Oh, senza volere sono arrivato nei pressi del crimine che mi era stato segnalato. Eccolo, eccolo. Neutralizza la minaccia e ottieni delle prove. Allora, c'è uno che sta tipo con un fucile da cecchino. No, lancia fiamme. Ma io mi nascondo qua dietro. C'è sta tipo una banda. C'è uno col cecchino qua. O un lanciafiamme. Allora, che c'è il protocollo? È un mitra tipo. Mercenario. Non c'ho abbastanza RAM per riavviargli le ottiche o mandarlo in cortocircuito. C'ho solo 5 RAM. Quindi è inutile che viola il protocollo. Stanno uno davanti all'altro, quindi... Ecco, aspetta. Guardi, tra questo lo secco, guarda. E uno. Lo stronzo si nasconde da qualche parte. Indovina dov'è? Becca, eole. Oh, sono riuscito a fare 2 uccisioni stealth. Che ricordate, nella scorsa puntata sono andato talmente male che non sono riuscito a fare manco mezza uccisione stealth, ragazzi. Sono andato veramente male. Cos'è? La rifurtiva? Piano di fuga. Città La Pragua. Contatto Eva Segura. Ma svale tarde che nunca. Meglio tardi che mai. Coordinate nella mia vecchia Pacifica Boulevard. Quindi questi avevano un contatto con questa persona per poter fuggire dalla città con una refurtiva. Stavano per scapparsene, insomma. Ma io diciamo che ho interrotto i loro piani. Vedete, anche dietro queste missioni così estemporanee spesso c'è una storia. Guardate, questo qui è tipo lo scooterino dei vecchietti, figo, eh. Quando sarò vecchio ne voglio uno così, ma ancora più figo. Oh, abbiamo preso pure i cornetti, Pier Croissant. E qua c'era una macchina fighissima, tipo Mad Max. Mo me la rubo sta macchina. L'incrocio fra kit di supercar e la macchina di Mad Max. Guardate che figata. Bella. Sicuramente è meglio di quella con cui siamo arrivati qui, eh. Ma entriamo, entriamo. Facciamoci un giretto per Pacifica su questo bolide. Che voglio un attimo degli interni, eh. Questa macchina mi sa che è di uno dei criminali che abbiamo appena ammazzato. Chipping in. Alcune canzoni sono fatte apposta. Morro Rock. Alcune canzoni sono fatte apposta per il gioco, tipo quella di prima che recitava Night City, vi ricordate? E poi questa che dice Chipping In, che è un modo di dire proprio tipico del gioco di ruolo cyberpunk, che io qualche puntata fa l'ho detto anche io, ma l'ho detto sbagliato, perché ho detto Jack In, ho detto, cioè quando inserisci il jack tipo del microfono, delle cuffie, no? Invece qua dicono Chipping In, quando ti inserisci tipo... O ti metti una shard o entri nel cyberspazio. Che poi fino al cyberspazio non si è visto tanto, no? In questo immaginario di Cyberpunk 2077. Vediamo dopo, si è visto solo la brain dance.
Spero che più avanti ci sia proprio una roba tipo cyberspazio. Radio Vexelstone. Pacific Dreams. Oh, però sti cacchio dei reti delle stazioni radio a volte non suonano proprio. Vabbè, se tipo usava Vexelstorm, ma che roba. Vediamo un po' se qua vicino c'è un arriviamo a Night City, siamo a Pacifica, e vai. Sentite voi la musica. Aspetta, un alzo così la sentite pure voi. Ma sono contro mano? Ah raga, ma sono contro mano? Che sto contro mano, raga. Ma non è che sto tornando al centro? Fate un po'. Mi sa che ho sbagliato strada, sto tornando al centro, raga. Vediamo un attimo la mappa. Tra l'altro mi è scomparso il cursore, ennesimo bug. Sì, mi sa che sto tornando. No, devo ritornare indietro. Sto tornando al centro di Night City. La macchina che avevamo lasciato è rimasta, eh? Non ce l'hanno rubata, strano. Uno è volato. Ok, adesso forse la chiesa apre solo di notte, andiamo a vedere, c'ho sto dubbio. Mi sa che è aperta mo. Eh sì, pare che è aperta. No, devo aspettare il giorno. Andiamo a farsi un giro, va. Ha cambiato stazione radio. No, è quella. Macchina in fiamme. Ma è un disastro qua, guardate. Grazie, mi guardo in giro. C'è una macchina perduta qua, vogliamo andare a cercarla?
Ma posso entrare qua schivando sti... Ma dov'è? Su una scala da 1 a 6? Direi che siamo su 6 fisso. Suppongo che sappiamo entrambi come andrà a finire. Ma dove sta? Della me sente la tua mancanza. Devo spegnerti. La tua specie è stata processata. Ora inizia il test vero e proprio. Mi piacerebbe molto se non rendessi tutto difficile. Dopo il prossimo test ti aspetta una sorpresa. Dirtelo rovinerebbe la sorpresa. Quindi ti darò solo un indizio. Ti ucciderò. Ah. La torta non c'è più. The cake is a lie. La torta è una bucci... Ah, questa è una citazione da Portal, regà. Ma dov'è? Ma non lo vedo, dov'è? Sì, dovrebbe stare qua, ma non lo vedo. Ah, troppo lontano. Devo riuscire a trovarlo. Dove cacchio sta? Ah, sta al piano di sopra, mi sa. Andiamo a cercarlo. Delle scarpette, ma sono scarse. Aspetta, aspetta. Sento il rilevatore che si sta alzando. Questa? Semaforo che fa bip bip, walk don't walk, scemo io. Dove cacchio sta sta macchina che devo cercare? Forse al piano di sopra. Vediamo un attimo la mappa che dice. La mappa dice crimine segnalato e resta entro il raggio del segnale. Devo andare qua. Ah, il taxi, eccolo, eccolo. Grazie alla mappa che mi ha trovato il taxi. Sinceramente non pensavo che ci avresti creduto. Ok, okay, adesso basta. Basta. Hai scelto questa strada. Adesso ho una sorpresa per te. No, questo è tutto. Cioè, fammi capire, sto stronzo al soldato dei mercenari. Non riesco a scendere dalla macchina. Ah! No, vaffanculo.
Io pensavo che esplodeva la macchina, cioè naturalmente non aspettavo, io mi aspettavo che esplodeva il taxi. E invece no, lui ha soldato dei mercenari per farmi fuori, sto stronzo di intelligenza artificiale della main, di sto taxi, mortacci sua. Niente, ma dobbiamo riprovare. O devo andare a pestare di botte sta gente. Allora, tiro fuori il mitra per prima cosa, sperando che di avere abbastanza proiettili. Metto pausa, eh. Niente, niente, ancora non carica. Dai, su, carica, carica, che dobbiamo andare all'arrembaggio qua. Cioè, il taxi è messo in un punto apposta in modo che tu non possa raggiungere. Ok, adesso basta. Eccolo. Hai scelto questa strada. Adesso una sorpresa per te. Arriverà tra 5, 4... Vediamo. Trasformare sacchi di carne in macchine da guerra. T'ho fregato. Ok. No, sono a fuoco il taxi. Se non ti spegni, ti riduco in un ammasso di rottami. Già fatto. I risultati del test. Sei una persona orribile. Sul serio, dicono questo. Una persona orribile. Non era nemmeno tra i risultati possibili. Tornare da della main è così terribile. Non puoi farla finita. Ti ho lasciato sopravvivere così a lungo perché il tuo comportamento mi incuriosiva. Beh, hai distrutto quella parte di me. Una persona sgradevole e introversa la cui morte non sarà compiuta. Allora, questo è più o meno il dialogo che c'era in Portal, e anche Portal 2, ok? Però nel primo Portal c'era il GLaDOS, no? Che si chiamava il computerone centrale, aveva esattamente questa stessa voce, GLaDOS, e diceva più o meno le stesse cose, dice, sei una persona orribile, mi hai ucciso, sei una persona orribile. Sai, la valutazione psicologica sarebbe più credibile se prima non avessi cercato di ammazzarmi. Qual è il tuo scopo? Sopravvivere? Ti trascini in giro. Ma credimi, sei già morto. Chi sei? Kenshiro? Come fai? Con te ho finito. Torno indietro. Che succede? Super bug! Ah, la macchina se ne sta... La macchina ha provato ad andare via, però... Ho stabilito il contatto con il veicolo scomparso. Ecco. Decisamente il più strambo finora. Sì, questo era decisamente impertinente. Sto trasferendo una parte del tuo compenso. Beh, contando come l'ho ridotto, alla fine non è che... Non è che mi dovevano qualche soldo, secondo me, però ok. Che sei? Proiettili, che roba è? Oh, fortuna che la macchina mia è ancora in buono stato, va. Ah. Allora, vediamo un attimo sulla mappa se mi dice se c'è qualcosa di interessante qua vicino. Sentivo qualcuno strillare. Allora, c'è qualcuno che strilla. Allora, qua ovviamente mi ha rimesso sulla strada della main quest, ma a me non me vada a farla, devo andare a fare... allora ragazzi, scusate, mi è andato di traverso qualcosa, stavo soffocando, ho messo pausa, non so che era, mi sono bevuto un bicchiere d'acqua, ma lo so un po' meglio. Allora dobbiamo andare qui, che è la chiesa. No, dov'è la chiesa? Allora io sto qua vicino c'è un crimine segnalato, andiamo a vedere cos'è. Ah, da lì vengono le urla.
c'è uno che dorme. Harry Douglas. Che devo fare questo? C'è tipo un drone. Un drone Wyvern Netwatch. Che devo fare? Allora, io lo vado a cortocircuitare. L'ho cortocircuitato. Ecco, l'ho spaccato, l'ho cortocircuitato, vedete? È caduto a terra. L'ho cortocircuitato, gente, non c'è più nulla da vedere. No! Si è risvegliato! Momento dopo le caratteristiche, allora questo conversazione, ah, è un cadavere, praticamente il drone l'aveva ammazzato. Conversazione fra Nina. Lucy rispondi, scusa stavo dormendo, che c'è? Mi hanno sparato, era una zona di combattimento entro il muro a recuperare equipaggiamento e gli uomini di quello stronzo mi hanno sparato, quel genere o una merda simile, sanguina un sacco, devi aiutarmi, dove sei? Non lo so, traccio il mio biomonitor, non riesco, dove sei? Merda, devono averlo spento. Chi? Nina, Chiara, dove cazzo sei? Non lo so, ci sono dei barboni qui ma è buio, non ne ho idea. Chiedi a loro, chiedi a qualcuno, ti mando le coordinate, ti passo il file. Mi hai mandato l'indirizzo sbagliato, hai capito? Mandami la tua posizione attuale, Nina, ok. Quindi questa è morta dissanguata mentre stava facendo dello scavenging, stava cercando della roba e un drone della sicurezza l'ha crivellata. Io l'ho vendicato ammazzando il drone e ho recuperato i log, la roba, i soldi che aveva addosso. Ok, tutto a posto. Ma io vorrei andare a quel Luna Park strano. Ci si può andare secondo voi? O è solo scenografico? Io credo che ci si possa andare. Vediamo un attimo se c'è un altro crimine qua in giro e poi in caso andiamo là. Allora, qui c'è un altro crimine. Ah, ma c'è un crimine proprio a Luna Park, raga. Presunta attività criminale. Allora, qua c'è un altro crimine, lo facciamo e poi ce ne andiamo a Luna Park, eh? Qua attendi l'apertura della chiesa. Qui sono delle varie missioni da fare. Ma perché mi ha tolto il... No, ma ha tolto il crimine, c'era un crimine qua, è sparito. Non ho fatto in tempo a andarci, perché sta roba è dinamica. Allora, facciamo così, andiamo a fare questo incarico secondario Luna Park e poi già che ci siamo facciamo pure il crimine. Pericolo moderato. Ok, andiamo. Ma devo andare su o a destra? Non lo so. Allora a 100 metri mi sa che è a chiesa, aspetta. No, dietro... Alla mia destra... Picnic sul ciglio della strada. E qua invece... Lavoretti minorità. Facciamo prima questo. Sta alla mia destra. Quindi qua. Ma te li levate mezzo. Ah, ora il casino mi ha fatto fare per non investirlo. Niente, qua è pieno di tende, non le voglio investire queste tende. Non ha qua sotto, lo so.
delle Kiroshi ultimo modello, cosa sono? Ah, gli strappano gli occhi e ora se lo buttano. Come faccio a entrare là? Come ci arrivo? Chi è? Stanno a sparare. Ma questo non è il mio crimine, quello è un altro crimine. C'è uno scontro a fuoco con la polizia qua. Chi è? È uno scavenger. Invece questi qua sono gli animals. Animals contro scavenger. Io ho ammazzato un animal poco fa che... Non voglio. Vabbè, bande che si... Cavoli vostri, c'ho da fare. C'ho da fare un'altra missione, regà. Io qua ci sono andato ma non riesco a entrare. Come? Da qua devo entrare? No. Dove devo entrare? Da qua? No. Ma dove cacchio si entra qua? Devo scavalcare qua, ok. Non riesco a entrare là. C'è un tipo delle mine laser, le vedete? Tanto il personaggio mi si è incastrato, porca mignotta. Niente, mi sono incastrato il personaggio, raga, devo ricaricare. Porca puttana. Mi si è incastrato il personaggio. Pausa per noi. Eccoci. Qua vediamo delle cartoline di Pacifica. Credo, no? Sono delle normali cartoline di Vice City. Sì, di Night City. Confondo Night City con Vice City. Fateci caso. Vice City, quello sì che era un gran gioco della Rockstar. GTA Vice City, ambientato negli anni 80. Fantastico. Allora, qua devo andare. Come faccio a entrare lì? Devo spostarsi i bandoni? Che devo fare? Se vado là mi incastro. Se butto una bomba qua in mezzo? Cioè sospetto che non si smuova niente se butto una bomba qua. Infatti non si è smosso niente. Ah, ecco, devo saltare su sta impalcatura. Adesso ho capito, aspetta. Sperando che quelli non si sono allertati sentendo l'esplosione. Vabbè, gli diciamo che sono state le bande qua vicino. Ok, adesso sì. Allora, qua vedete ci sono delle mine elettroniche che posso cercare di schivare, ovviamente. Beh, c'è nessuno? Era solo una registrazione quella?
Dove sono scappati quelli, oh? Forse la mia esplosione l'ha fatti fuggire, ma qua non vedo una seconda uscita. C'è qualcosa che non quadra. Aspettate un attimo, prova a ricaricarla sta cosa, non vorrei fosse un bug. Aspetta, ricarichiamola. Era qua? Ok, aspettiamo. Niente, non ci stanno, boh. Secondo me è un bug. Qua c'è dove stata la gente. Perché prima abbiamo sentito gente che parlava, ricordate? È gente che è scappata. Perché da dove cacchio sono scappati? Io non lo so, comunque. Prova a fare sta cosa. Papà, vuoi fermi in colpo? Smetti di andare contro oltre il muro, non hai imparato niente dopo quello che è successo a me. Pensi che quei buffoni per cui lavori ti aiuteranno quando si metterà male? Non fare la stupida Nina, smettila finché sei in tempo, non vale la pena, fidati. Quindi erano padre e figlia che vivevano qua. No, sono scappati, robe. Abbiamo recuperato la loro refurtiva, dai. Hanno rubato della roba, l'abbiamo recuperata.